Eccoci nuovamente, questa volta per quanto riguarda la BDB qui a Cremona, abbiamo la potente, la veloce e la leggenda che sicuramente Francesco sfrutteranno ancora meglio i tratti veloci di questo nuovo tracciato che appunto come detto poc'anzi apre le danze letteralmente in questo 2021, è la prima gara in assoluto che fa e quindi noi ci siamo insieme al MES, direi che è un altro punto d'orgoglio per noi. Assolutamente sì, buongiorno a tutti, ciao Raffaele, è un bellissimo weekend, bellissimo tracciato, bellissimo tutto perché appunto il tracciato è tecnico, è veloce e per queste moto è proprio, sembra quasi indicato, come diciamo Assolutamente, sempre. assolutamente. Appunto questa commistione fra tecnico e veloce con il grande rettilineo che c'è alle spalle veramente ci porta ad avere grande grande attenzione su questo circuito, il Cremona Circuit, e ancora pochissima pazienza e poi griglia di partenza per noi potente, veloce e leggenda. Griglia di partenza della potente, veloce e leggenda qui a Cremona. E noi, Marco Dall'Aglio ha preso il via di casa anzitempo, purtroppo noie tecniche per lui. Apre la griglia quindi Giuseppe Vocaturi numero 65, Vocatura ex 137 803, Piero Roma accanto a lui col numero 31 140 074 per l'alfiere del Moretti Team, inizia la ST3 Moretti e quindi chiude la prima fila Samuele De Marco, il giovanissimo numero 55 140 318. In seconda fila apre la RS660 di Baiamonte, quindi Luca Gasparini, numero 42, il Veneto, graditissimo ritorno. Francesco Grande, è un personaggio eh appunto sì, degli anni passati che vecchia fiamma torna, della vecchia Super Twin. fiamma, ci fa un grande, grandissimo piacere per il numero 42, 144 411, quindi evidentemente non ha perso lo smalto migliore. Chiude la seconda fila Leonardo Piergiovanni, numero 664, grande spolvero anche per il Romano, 144 691. Terza fila la apre Alessandro Nostini, numero 24, ci giunge voce che però col suo 1.45450 purtroppo il bolognese potrebbe non essere dalla partita perché appunto problemi al cambio. Col numero 7 Luca Bassetto 1.47518 per il romano della FMA Hub Racing Team e quindi Ezio Rosbock numero 3 1.49507 per il piemontese. In quarta fila apre Francesco Greco numero 9 su Ducati, peccato appunto attendiamo il ritorno anche su Guzzi 1.51332 e quindi il sardo Massimiliano Porta per il Moritz Garage 1.56071. Questo per quanto riguarda appunto la partenza della potente, veloce e leggenda qui a Cremona. Benvenuti a tutti, siamo a Cremona per la prima volta, la prima gara di questo circuito e abbiamo il grandissimo Massimiliano Porta che viene, lo ricordiamo sempre, dalla Sardegna con il suo Team Maurice Team Garage. Maurice Garage, e colonna portante della battaglia dei biciclindici, scritto con la sua numero 69 nella leggenda. Che ci racconti, come vedi questa pista e che ci vuoi raccontare? Allora, una pista è un circuito molto bello, nuovo, però per le caratteristiche mie personali è un po' particolare, molto veloce, con delle curve molto veloci, tecnico, però sto cercando di starvi dietro perché comunque sono il più lento di tutto il gruppo. Ho migliorato già dalle libere di qualche secondo, adesso c'è la Q2, quindi cercherò di tirar giù almeno altri 1 o 2 secondi senza prendere troppi rischi. Poi domani vediamo, comunque riesco a migliorare sempre. Il tempo ci ha assistito perché noi siamo partiti per trovare dell'acqua, quindi la pioggia, quindi il rain e altre problematiche. Invece così si sta molto meglio. La pista è bella, la compagnia è sempre la stessa, quindi già questo è un ottimo traguardo. Vero, la pista è bellissima, il paddock è sempre bello, abbiamo sempre lo spazietto nostro, noi ti ringraziamo, tra un po' ci sarà pure un altro suo amico, nostro grandissimo amico che verrà dalla Sardegna, ma non anticipiamo Sì, niente, eh? Tanto lo vedremo quasi così. sicuramente. Aumentiamo anche il numero dei piloti sardi in questo trofeo che comunque è alla portata di tutti, non è un trofeo che comunque costa l'ira di Dio. È fattibile, è Sì, fattibile. fattibilissimo. Grazie Max. Grazie a voi, a presto. Ciao. Ciao. Ciao.
Eccoci qua con il nostro Samuele De Marco, autore di un bellissimo tempo su questa fantastica pista. Siamo contenti di averlo qua tra noi come sempre e sentiamo le impressioni e che cosa ci vuole raccontare, se c'è qualche cosa che vuole dire. Ciao Francesco, ciao a tutti. Devo dire che ieri è andata abbastanza bene. In Q1 abbiamo faticato un po' di più per quanto riguarda le sospensioni, però poi siamo riusciti a metterla a posto e in Q2, nonostante siamo entrati alle 7 del pomeriggio, quindi tardo pomeriggio, siamo riusciti a fare un buon tempo, nonostante iniziasse a calare il sole, quindi in fondo al rettilineo iniziava a dare un po' fastidio il sole, però nonostante questo ci siamo divertiti molto ed è andata bene. Posso confermare, perché io la Q2 l'ho saltata e mi sono messo al muretto dei box, fa girare la moto, bravo, perché ci hai fatto proprio, infatti ho fatto delle storie, no? Stavamo dicendo prima, molto belle, sono molto contento. Sì, sono felicissimo. Oggi partiamo terzi generali e speriamo di far bene. Io ce la metto tutta. Grazie Samuele, noi siamo contentissimi di avere piloti giovani anche e vogliosi di fare bene in un campionato comunque che c'ha anche tanta storia. Ciao! A Cremona con noi un graditissimo ritorno, iscritto permanente a tutto il campionato della battaglia dei bicilindrici, lo diciamo con gioia, Luca Gasparini col suo 8 e 10 e Spimolle. È una moto fatta da Emanuele Del Conte, mio fidatissimo meccanico di LM Racing. Questa è una moto, l'ultima volta che ha corso è stato nel 2014, un po' vecchiotta, però a quei tempi là era una signora moto, adesso si difende ancora. Ti abbiamo visto che alla fine non è che hai girato malaccissimo. No, sono contento, anche perché, come ti dicevo prima, arrivo da un anno difficile in cui ho combattuto il mio tumore di turno. Però adesso mi riprendo la mia vita in mano con la mia moto e con quello che facevo una volta. Orgogliosissimi di averti ovviamente qui con la tua passione, che è la cosa che conta più di tutte. Io vi ringrazio per darmi questa possibilità, perché sono pochi a organizzare ancora trofei con questo carattere. Sembra fatta apposta, in verità no, ti ringraziamo tanto di queste belle parole. Noi, per noi l'unica cosa che, che ci importa realmente è che ti diverti, certo. Che stai bene in moto. La pista come ti sembra? Pista bellissima, molto tecnica, difficile per chi come me non ci ha mai girato, però prevedo l'anno prossimo imparare un po' meglio. Siamo in tanti che non hanno mai girato, però comunque, ripeto, non hai mai girato, c'hai un bel passo. Grazie, mi difendo. Mi raccomando, il gas. Sempre. Ciao. Salve, grazie a tutti. Eccoci qua, Luca Bassetto, anche questa volta a Cremona, bellissimo circuito, che ci vuoi raccontare, come va, ti sei divertito? Divertimento come al solito c'è sempre, un po' troppo rumore da parte di alcuni che si presentano evidentemente un po' fuori fisce, però dai, la passione è tanta e gli amici sono amici e quindi si accetta tutto. La pista è bellissima, devo dire che questi 400 metri in più di circuito l'hanno cambiato in meglio, quindi molto divertente, anzi vi consiglio di venire a girare, perché le prime tre curve, completamente diverse da come era il tracciato precedente, sono impegnative, belle e di pelo, come diciamo noi motociclisti, quindi bella. Siamo molto contenti, vediamo che ti sei divertito, i tempi pure scendono, migliorano e il tempo, il meteo sembra anche che ci sta aggraziando, quindi speriamo bene. Le sensazioni comunque sono positive. Sì, le sensazioni sono positive, sono vaccinato, quindi questo lo dico, vaccinatevi tutti, io l'ho fatto ieri, quindi insomma non ho... quindi ho... Non si potrebbe fare, stai vaccinato e stai pure facendo un'attività agonistica, non si potrebbe fare? Non ci sono controindicazioni sul vaccino, quindi anzi vaccinatevi anche prima della gara e vi toglie un secondo e mezzo, quindi mi faccio AstraZeneca, Pfizer, pure Moderna, Reitera che l'hanno bloccato, gli do i fondi, lo faccio fa e me lo faccio, a posto, chiudiamo così. Grazie a tutti, grande Luca Gas. Qui a Cremona con noi Ezio Rosbock, ormai veterano
del trofeo Battaglia dei Bicilindrici con le sue splendide moto elaborazioni su Suzuki, su base Suzuki, ma non solo, perché sappiamo che ha fatto anche altro e fa bene. È con noi, ci racconta come è andata oggi, che anche lui, come tanti di noi, la prima volta su questo fantastico circuito, e che cosa si aspetta anche domani dalla gara. Come prevedevo, prenderò schiaffoni, ho preso schiaffoni. All'avvocaturi! E saranno schiaffoni. No, beh, la prima volta che entro in questa pista, ho fatto un turno di libera stamattina, primo turno di ufficiali, un paio li ho lasciati dietro, uno è qua, però non è una grande soddisfazione. Però io ti sto dietro che ti vedo, eh? Ci ho visto i tempi, c'è un secondo e qualcosa. E, maledetto. E comunque, boh, speriamo di far bene, però è difficile, perché è molto difficile da imparare. È un po' come il Mugello questo autodromo, mi dai conferma? È la stessa cosa che ho detto io, ne ho sentito di tutti i colori, ho sentito un mini Misano, un Imola, no, secondo me è il Mugello, perché ha tutte queste curve molto ampie. Da imparare come il Mugello, cioè devi imparare, ogni volta che entri migliori, impari una traiettoria nuova, togli un secondo, togli qualcosa, però bisogna venirci un mese fa e prenderci la residenza. Facciamo il possibile, però qui tutti quanti lavoriamo e il giorno dopo, lunedì, dobbiamo andare a lavorare. Siamo qua per giocare, questo è il nostro gioco, ognuno fa il suo. Basta essere contenti, felici, sappiamo che ci sono stati molti problemi a molte moto, però comunque niente di grave, perché stanno tutti bene, questo è l'importante. La moto di scorta, come vedi. La moto di scorta me la sono portata, l'ho già anche verificata, tutto a posto. Bene. Dove succede qualche casino ce l'ho. Beh, ma tu sei un professionista sotto questo punto di vista, quindi... Ma sono uno che non c'ha più voglia di fare niente. Se andrò a cambiare... Ezio, ti ringraziamo tanto sempre di essere qua con noi, speriamo che ti diverti e che gli dai il gas, e speriamo non troppo, che magari riesco a... Ciao. Piero Roma, eccoci qua, secondo tempo dietro Vocaturex, altra categoria, altra moto. Che ci vuoi raccontare e come va su questa pista che a noi ci sembra veramente bellissima? Allora, ciao a tutti. Sì, la nuova pista di Cremona è cambiata parecchio. E mi è piaciuta subito, abbiamo fatto primo giorno di libere venerdì. E abbiamo trovato il giusto feeling e setup. Adesso ieri qualifica 1 è andata benino e proviamo per la gara a star dietro a Vocaturi. Sarà difficile perché ha un'altra moto veramente. Poi il rettilineo però è importante, no? Quindi qui il motore. Sì, il motore conta molto, conta avere un buon telaio, una buona percorrenza di curva, perché sono parecchie curve di veloci, ampie, dove hai bisogno di un buon appoggio. Alla prima ti abbiamo visto che non entri proprio pianissimo. No, ancora non abbiamo trovato il feeling giusto, perché bisogna un po'... Sicuro c'è margine di miglioramento. Sì, ma margine un po' per tutti. Per tutti, infatti i tempi si sono abbassati molto nelle ultime settimane e boh, buon divertimento a tutti. Beh, comunque girare in 40, 40 e 0, quindi 40 basso, 40, con un ST3, lo vogliamo ricordare, di Moretti, che era la moto di Marco Dall'Aglio dello scorso anno, categoria leggenda, è l'ST3 per gli amanti di questo tipo di motori, è un bicilindrico tre valvole fatto da Ducati in pochi esemplari qualche anno fa, che il nostro famoso telaista Domenico, che sta qui con noi, ha saputo ben armonizzare insieme ai suoi telai. Ciao Domenico, che ci vuoi raccontare? Come va? Che state facendo la moto? La moto, diciamo, è quella vecchia. Sto preparando il nuovo motore, che forse la dovremo lì a Parma, a Varano, la prossima. Ma gara. Il nuovo motore per Piero? Ah, ok. Quindi altri cavalli che riesci a tirar fuori dal cilindro? Penso altri 10 cavalli, però proviamo. 10 cavalli così, come se... grandissimo Moretti. Diciamo che la moto è abbastanza performante, è lui che non ha ancora preso bene la confidenza con la moto. Spero che prenderà confidenza e la guiderà nella maniera più logica. Bisogna provare e entrare in feeling con questo tipo di motore, anche che è diverso un po' da quelli a cui era abituato lui, chiaramente. Che è una guida più verso stradale, e questo è un moto un po' più da corsa, sicché si deve abituare un po' a questo stile di guida. Piano piano sta migliorando, tutte le volte ci monta sopra migliora, capisce dove sbaglia, poi da di fuori gli dico dove sbaglia, se percepisce
e mette in atto i discorsi, migliora, se no rimaniamo qua. Bellissimo sempre il rapporto che si crea tra il meccanico e il pilota, in questo trofeo è qualcosa che va un po' al di là delle percezioni normali. Grazie a tutti e buon divertimento. Grazie a te. Allora, direttamente arrivato dalla commissione piloti, è stato chiamato commissione piloti, l'hanno formato lui, Salvatori e altri. Che ci vuoi raccontare? Greco è un fermo, vabbè, tanto ogni volta è un classico che mi scrivi qualcosa, mi rimbalza tutto sul mio muro di gomma. Ma che ci vuoi raccontare? Come mai eri in commissione piloti con Salvatori, e Perotti e Ivan Goi? Niente, perché volevano dei consigli, la pista è nuova, allora loro... Sarà anche da lui, no? Loro hanno girato un po' troppo, sono ubriacati, hanno detto tu che non hai mai girato qua dentro che consigli ci dai? Oh, girano forte questi qua, però comunque abbiamo il Vocaturex Outsider di Cremona Circuit, prima volta che entri dentro Cremona Circuit, dice lui. Non sono venuto prima. Non... Quanto hai fatto? 37,8 credo. Non avendo mai visto neanche il circuito precedente, quindi attenzione che insomma... È il poleman nostro, però comunque uno che non è mai entrato, c'ha, come dici sempre te, una bella moto che va, però 37,8, ma avendo mai visto il circuito, è tanta roba. Più o meno, dai. Sì. No, so i problemi che ci sono, perché dopo la caduta di cos'era, venerdì? Sabato mattina sono caduto, ho avuto problemi con i connettori dell'ABS, ha disinibito l'elettronica, trascontro non è un problema, riesco a guidare lo stesso la moto. Il freno motore, praticamente mi ha portato a zero il freno motore e la moto quando chiudo il gas rallenta di brutto, perciò devo tenere il gas puntato, non è facile, si muove tanto lei perché si punta, vabbè, comunque è così. Adesso forse l'ho messa a posto, speriamo che il freno motore mi dà una mano. Vabbè, se no togli tutto e... Quello non è un problema, il problema è che rallenta la pista, questa è veloce, ci sono curve di percorrenza che hanno bisogno che quando tu molli il gas la moto non freni di brutto. Ti piace la pista? Bella pista, sì. Ricorda un Mugello? Ricorda un Imola. Ci sono pareri discordanti, però ho sentito anche un Misano, Mugello, Imola. Perché qua stai tanto sdraiato e devi lavorare col gas sdraiato. Qui purtroppo è avvantaggiato chi usa tanto il trascontro, chi è capace ad usarlo, perché quando sei sdraiato gli dai la manata. Io aspetto di tirarla un po' su, perciò vengo rallentato in alcuni tratti, però dai, è una bella pista, devo fare i complimenti perché comunque non ci sono degli avvallamenti strani. È un po' da pelo sullo scomodo, ci sono un paio di curve da uomo vero. E per questo ti dico, ricorda Imola, perché a Mugello, l'ultima volta che ho corso a Mugello è stato un po' di anni fa, però l'unica pista in Italia che mi ricorda curve da pelo è Imola. Cioè... Pino, come al solito, anche se siamo un po' in carenza numerica, visto un sacco di rotture, un sacco di problemi, siamo sempre qua, battaglia dei bicilindrici. È difficile oggi vincere, Ciao! Tante belle cose. Poi vi aspettiamo a Magione, grande festa a Magione, ragazzi. Non si correrà solamente in moto a Magione, sarà pieno di eventi. Probabilmente vedrete girare le moto E dal vivo, probabilmente si sta facendo il possibile. Stiamo facendo i number proprio, oltre ad avere anche dei campioni mondiali. Avremo dei non possiamo fare i nomi, ma abbiamo campioni mondiali, che hanno vinto mondiali. Perciò sarà un bel evento, 18 luglio, 16, 17, 18 prove libere, perciò potete venire con qualsiasi moto, si gira con le prove nelle prove libere, venite anche solo a Magna, senti una buona musica e ci divertiamo. All in. Tre cose: battaglia dei bicilindrici, il presidente Francesco Greco, basta, tocca a lui così a secco. Chi me l'ha fatto fa? No, scherzo, siamo qua, Cremona, bellissimo circuito, moto di cortesia, dico perché di cortesia, abbiamo avuto un problema con il Guzzi inaspettato, sono riuscito a terminare il primo giro, ma niente, la moto va a un cilindro, quindi ho detto faccio la super mono, poi no, ovviamente scherziamo. E grandissimo Gianluca Berardo di BRT Prototipi, che ha portato la moto di cortesia, perché ha detto meglio no Gianlu, ecco,
e mi sto divertendo, è un bellissimo tracciato, come diceva Luca, venite a girare perché è veramente una bella pista. Certo, non è proprio da principianti, però comunque una volta che uno l'ha, diciamo, immagazzinata, ci si può solo migliorare, quindi è veramente un bel tracciato Cremona con questa modifica. Non so se mi vuoi chiedere altro, se no a posto così. Una cosa sola, Francesco Greco, ci piace, grazie, ciao Francesco, ciao. Griglia della BDB, potente, veloce leggenda che si va ricomponendo. Francesco, un weekend un po' difficile, ci fa piacere ricordare. Allora, il circuito è bellissimo, quanto stressante dal punto di vista tecnico-motoristico, io lo voglio dire, perché abbiamo avuto varie rotture, vari problemi tecnici per le moto, sperando che, insomma, comunque niente di grave, però ecco, Nostini appunto ha rotto il cambio. Nostini ha rotto il cambio, Marco Dall'Aglio è partito anzitempo, Nicolas Rovelli anche lui purtroppo ha dovuto alzare bandiera bianca, Barilati, Venarelli non è proprio riuscito a partire da Roma, Scanavino ai noi, anche lui assente all'ultimo momento. Invece ci fa piacere, salutiamo anche Mardegan per quanto riguarda, sì, sappiamo, incidente per bandiera lui, verde, Uroni, ci siamo per quanto riguarda il semaforo, c'era ancora una cosa che volevo dire ma la diremo fra breve, ora è il momento del semaforo che va via, partiti, quindi spento il semaforo in questo momento, parte bene Vocaturi, ma mi sembra che Roma sia stato un po' più svelto. È partito a fionda. Piero Roma, Moretti ST3, è partito benissimo, ora è inquadratura invece per il nostro Massimiliano Porta, Morris Garage, sì, il sardo alle spalle di Ezio Rosbock. Sì, assolutamente, vediamo un po'. Vediamo un po' Vocaturi lì dietro, vediamo se sfrutterà con la sua... appunto in qualche modo andrà all'attacco di Piero Roma, chiude la porta, come stava per entrare. Chiude la porta Piero Roma, decisamente agguerrito il pilota numero 31, però la moto di Pino spinge forte, ragazzi, spinge forte, ma Piero è un clientaccio, sì, è veramente pessimo, guarda come regge botta, eppure Pino non è uno che si risparmia, assolutamente, eh? Esatto, quindi si probabilmente studiando, poi Vagadorex questo avrà pensato, insomma, sarà un weekend tranquillo, no? Marco Dall'Aglio non c'è, che è un po' il suo rivale, abbiamo visto parlando. Allora, è chiaro che ricordiamo, tra poco c'è Rettilineo e loro sono due categorie differenti. Differenti, quindi, parliamo appunto di leggenda per quanto riguarda Piero Roma e di potente per quanto riguarda Vocaturex, però anche insomma, qui linee diverse, lo sta facendo un po' sudare, eh? C'è linee da dire diverse, ecco il Rettilineo, chiaramente, ecco qua, proprio, ha messo proprio la quinta, ha la detto, sesta, vado, ciao, proprio, t'ho fatto ciao, giocare un ciaone, po'. Vabbè, ci sta, è normale, attenzione qua Samuele anche con la sua 959, devo dire che non si è risparmiato, perché attenzione qui Bassetto, doppi sorpassi, ecco qua, è arrivato Pier Giovanni davanti Bassetto, che bagarre, attenzione, quindi sì, da seguire anche loro, attenzione. Attenzione perché Pier Giovanni appunto ha un po' rotto gli indugi, okay. Devo dire che questo weekend a Cremona lo vede sono protagonista. Sono rimasti tutti in un bel gruppettone qua davanti. Vocaturi cerca di allungare sfruttando giustamente, mi ricordavi, la maggior ecco, potenza. Bassetto Pier Giovanni. Su Pier Giovanni, ma Pier Giovanni c'ha più motore, lo ricordiamo. Sì. Però più motore, ma lo sta usando decisamente bene, perché guarda, anche sul tratto guidato Cremona col motore è importante, quindi un pilota dell'esperienza di Luca, insomma, comunque non è poco tenergli in testa. Vediamo anche Baiamonte insieme a De Marco e a Roma, ecco qua, ovviamente ricordiamo Aprilia RS 6 e 60, quindi torna l'Aprilia a correre con noi, ricordiamo la vittoria di Zerbo in quel di Varano, prima gara in assoluto per quanto riguarda la piccola Aprilia, torna quest'oggi questo modello per la guida di Andrea Baiamonte e credo che si stia comportando più che mai bene, è partito al momento quarto alle spalle appunto di De Marco, ecco questo, vabbè, Pino, che anche lui comunque una bella guida. La guida, gran sì, motore, gran pilota. Motore, ormai si può dire gran pilota, anche se lui ormai si sente, dice sempre, mi sento francese, mia, no, però alla fine va, alla fine va, la mentalità è quella che comunque conta. Diciamo che ama lamentarsi, insomma, circa un po'. Ecco qua, la bagarre tra me e Porta. Francesco Greco, sì, e Porta, io, Porta stavolta dico, avanti. Porta avanti, perché io ho avuto un problema in fase di partenza, mi si è spenta la moto, quindi ecco qua, vediamo Samuele che passa Piero, sì, anche Samuele, di motore ovviamente anche qui,
come vediamo la moto di Moretti non è che va tanto piano, perché appunto, diciamo, rispetto a quella di Cogatori sicuramente il gap è importante, sì, ma nei confronti della veloce di De Marco c'è da dire che insomma dice la sua, gran motore, quello dell'ST3 utilizzato da Domenico Moretti, quanto gli piace fa ste monoruote a Cogatori. Sicuramente dirà che gli è partita, non riuscì a gestirla, certo, ha staccato l'elettronica, che grande, però ci fa ammazzare. Intanto vediamo Bassetto su Bassetto e Piergiovanni ancora, niente, è stato bravo perché gli è entrato molto molto bene, cioè, e mantiene, mantiene Luca Bassetto, mantiene la posizione, però, Piergiovanni, e qui Piergiovanni, chissà se Piergiovanni magari lo lascerà sfogare un po' per poi sicuramente riprendere. Si sono divertiti, vediamo qui Baiamonte, Piero Roma. Piero Roma. Gasparini. Luca Gasparini, dicevamo poc'anzi, gran ritorno per quanto riguarda il Veneto, ci fa un enorme piacere e si sta difendendo alla grande. Gasparini. Luca. Gasparini è rimasto un pochettino attardato da là davanti perché lui stava girando, mi pare, in 44. 45? 40, è partito con un buon 1,43,8 nel secondo giro, poi è salito un po'. Diciamo che sta recuperando. Ecco, però, siamo al terzo giro, sta recuperando perché loro invece stanno girando un pochettino più veloci. Vabbè, sai, Luca era parecchio che aveva smesso tutto e casco, quindi un po' di ruggine, ma d'altronde quando c'è il talento c'è. Attenzione perché Greco tenta l'attacco. Allora, qui c'è Ezio Rosbock che ha sicuro un problema tecnico perché si è girato. Rallenta vistosamente Ezio Rosbock, peccato, e sfila Ezio. Sì, quindi rottura per Ezio. SR744 purtroppo in questo momento vediamo rallentare. Vistosamente rottura, vediamo là davanti Bagarre sfrenata esterna. Da cui è scaturita una foto, tra l'altro. Bellissima. Ve le state dando di santa ragione. Nel frattempo, attenzione a Baiamonti, l'RS660 è passato nei confronti, però Roma cerca di difendersi. Si difende Piero Roma con la Moretti in rettilineo. Stavolta sarà il suo il turno, no? Di dire la sua. Hai visto che Pier Giovanni era di nuovo davanti a Bassetto? Era davanti a Bassetto di nuovo per Giovanni, quindi si stanno proprio divertendo loro due. Questi, guarda che non, nessuno dei due vuole mollare la presa, no. Mi fa molto molto piacere. Aspetta che ora passa Pier Giovanni, perché Pier Giovanni, ecco qua, rettilineone, bello, bravo. Al di là del motore, però insomma, reggere nel tecnico nei confronti di Luca Bassetto non è poco. Insomma, no, parliamo Luca di Bassetto, Luca un po' di anni, cioè qualche anno sulle spalle per quanto riguarda le gare in moto. Leonardo si è affacciato da poco e devo dire che sta crescendo. Anche Samuele, grandissimo, anche lui un bel maturo. Anche ricordiamolo, giovanissimo Samuele De Marco. Molto, molto giovane. È uno dei. Ci fa piacere, dall'altro, che ci siano piloti, diciamo, non proprio giovani e meno over giovani. Che si affaccino, insomma, fa piacere. Anche lui una bellissima guida, si butta dentro, la fa andare, la sua 959 è bellissima. Approfitto mentre parliamo di Samuele, appunto, per un augurio nei confronti di Fabris, perché ricordiamo non c'è Fabris in sella alla briglia, non perché c'è, esatto, perché è diventato per papà, quindi grandissimi auguri, abbracci a lui. Vabbè, un po' la famiglia della BDB ti augura una piacevole maternità. E soprattutto ormai anche gli uomini hanno la maternità. Adesso la BDB diventerà una scusa per scappare, quindi non ti dimenticare di noi. Ancora non si è fermato, ma secondo me direi che proprio se sta così è chiaro, sta uscendo. E infatti ecco via dei box per Ezio Rosbock, peccato il piemontese, quindi prende la via di casa anzitempo. Peccato che non stava andando male, anche perché insomma poteva giocarsi qualche cosina per quanto riguarda il discorso leggenda. Peccato. Con la sua SR744. Allora, questo qui è Piero è partito. Piero Roma è partito. Questa è la partenza di De Marco. Pino direi che non è stato velocissimo, ma Piero è stato veramente veramente efficace. Forse ecco, diciamo, i due fattori uniti hanno fatto sì appunto che poi Piero ne potesse approfittare. Questo grande è Gasparini. Questa è la partenza di Gasparini. Caspita, visto, si è alzata tanto. Sì. Bella, bella. Sì. Grande voglia da parte di Luca. Questo e sicuramente Piero Roma. È un bel, no, bel scusate, Porta. Tu dici questo? No, Bassetto, eccolo qua a destra. Hai ragione, porta, Massimiliano Porta, quindi on board su Massimiliano Porta. La partenza, il replay della partenza di Massimiliano Porta, bello perché si vede tutto il serpentone e non c'è l'ultimo dietro sfigato che gli si è spenta la moto. Ecco, che poi li raggiungerà però, Sì. Perché poi ho raggiunto, devo dire che ho raggiunto. Bellissimo super slomo in bagarre del primo giro con Piero Roma davanti. Chissà, Avvocatura che avrà pensato in quel Baiamonte, guarda che guida aggressiva, Baiamonte, gomito per terra, dietro Gasparini che insomma
pure lui un bel cagnaccio, come si suol dire. De Marco, che è partito, ha avuto un po' di difficoltà in partenza, stanno sfilando tutti quanti, eccoci qua. Sì. Non è sfilato Alessandro Nostini, no, altro ritiro dell'ultimo momento, problema di cambio per lui, per cui cambio, ci dispiace sicuramente, se lo vedremo nei prossimi appuntamenti. Ecco, Ezio con Massimiliano Porta, e l'ultimo chissà se no, non ho recuperato così tanto. Ancora no, forse... nei giri che seguiranno ti riaffaccerai a disturbare appunto Porta. E replicando un po' quello che quel duello, no? Che rischia di diventare un po' ormai è il leitmotiv della BDB, esatto, degli inseguitori dei... Greco Porta, il duello, la coppia, esatto, fissa, no? La, esatto, coppia che scoppia, vediamo un po' alla fine dell'anno chi dei due, The Sardinian e The President, vediamo un po' che combinerete di qui alla fine dell'anno. Intanto siamo oltre la prima metà della gara, con Vocaturex sempre più in fuga, chiaramente, ecco, on board su Roma, su Piero Roma, siamo a metà gara, eh? Sì, impegnativa, perché 10 giri con ste moto, insomma, non è da poco. Direi che anche il rettilineo, insomma, visto quanto spinge sull'acceleratore Vocaturex, sì, poi ripeto, sfoggi bella velocità, avere una panigale, sì, con 200 cavalli aiuta, indubbiamente, perché come dicevamo anche durante l'altra gara, il rettilineo è lunghissimo, ragazzi, cioè 900 metri infiniti, più c'hai cavalli e più è corto, e il rettilineo, più vai, no, più, esatto, vai, quindi è chiaro che ecco, a quel punto Gasparini diventa Luca, veramente da segnalare. Lui ha questa 8,21 mi sembra il motore, portata da, è un depotenziamento dell'848, quindi praticamente era sua vecchia Aspimolla con cui lui correva, mi ha raccontato, sì, bellissima esperienza sua durante la Super Twin, tempi sì in cui c'erano dei numeri importanti, parliamo, Luca, grande persona, non solo, che appunto è riuscito, gran pilota, lo voglio segnalare, gran è riuscito manico a combattere un suo brutto male e ha vinto, e sta qua con noi, ha detto mi voglio togliere questo sfizio, sono veramente molto contento di stare con noi. Le bicicliette sono un po' una malattia, le moto sono una malattia, la bicicletta, e noi contentissimi di averlo, perché dopo anche questi impegni che la vita ti pone, no, davanti, queste sfide, buttarsi, perché è una sfida anche questa dentro, è tornato alla grande. Bellissimo. Devo dire che ha dimostrato da subito che non ha perso un minimo, è competitivo, sì, deve magari un attimo togliersi un po' più di ruggine, no, però ci sta, cioè, ci sta assolutamente, ma guarda, anche all'epoca andava forte Luca, un pilota che si è sempre fatto vedere, fatto rispettare, per cui chi andava forte va forte pure quando sta fermo dopo un po' di tempo, esatto. Sì, sì, poi devo dire che si è trovato subito a suo agio anche qui sul tracciato, di Cremona, con un grip, ragazzi, bello, grip, appunto, questa è una cosa che notavano diversi, sì, cioè del fatto che ci sia l'asfalto l'hanno fatto 3 settimane fa, quindi cioè sì, guarda, non sempre, sai, anche no, non è nuovo, sempre buono, però no, spesso dipende, ecco, dall'impegno, diciamo così, del costruttore. Il proprietario ci ha speso bene, hanno fatto dei bellissimi lavori e l'asfalto è di qualità, quindi insomma, non so se addirittura è la stessa ditta che asfalta circuiti più blasonati. Attenzione, perché è ripassato nuovamente Baiamonte su Piero Roma, però lo fa nell'ultima curva prima del rettilineo, che chiaramente poi Piero Roma col suo morettone, esatto, col suo ST3, no? Sembra quasi una sfida da parte di hai visto come raddrizza Pino qua? È uscito un po', vabbè, piccola esitazione, diciamo, quasi sembra che il vuoto dietro, che lo voglia far passare Piero, no? Per poi riacchiapparlo sul tratto del rettilineo dicendo la sua rispetto. Ma dove? Lì? Prima? Lì, all'ultima, no? Ci sta, perché ti devi impiccare per fare la curva più forte possibile. Tanto quando sai che poi dopo recuperi. Esatto. Vediamo un po', Samuele davanti, no, non c'ha nessuno, si sono creati un po' di spazi. E si sono sgranati, sì, con appunto Vocaturex in fuga, in solitaria, De Marco alle sue spalle abbastanza tranquillo. Il duello rimane fra Roma e Baiamonte, direi. Gasparini anche lui, eccoli, abbastanza sgranato, guardalo! La cattiveria c'è, ricordiamo Baiamonte è anche impegnato nel trofeo, quello Aprilia, è venuto a farsi la gara di allenamento con noi. Ci fa molto piacere, anche perché la figlia, se non era S660, non è che può fare molte altre, assolutamente, cioè le può fare, perché puoi fare una 600, insomma, open, però qui, chiaramente ti diverti, l'ha fatto Zerba Barano, però sì, insomma diciamo che è più bilanciato, no, qui, quindi nella leggenda adesso in questo anno, vediamo se il prossimo anno
Secondo me torna anche nelle prossime, perché si è divertito anche lui. Guarda, ha allungato un po' nei confronti di Roma, eh? Ha allungato e forse non sì. Roma evidentemente giustamente ha spinto questo fino adesso. Eccomi qua, da solo perché sì, giusto, no, perché Massimiliano Porta sì, l'ho superato due giri prima, non lo so, sì, dopo il discorso di Ezio. Questo è da verificare, però se l'hai superato, oppure come non l'ho superato, guarda, ci sto davanti. Questo lo dovremmo vedere. Ci sto davanti, non ci prova. Che è successo qua? Avvocatore X sta Pino giocando. Che ormai è entrato che è successo? Nello step del gioco, giustamente ormai ha un bel vantaggio e quindi sì, può si è rilassato sicuramente, ha visto che dietro 65, sì. Sì, ripeto, questo discorso qui di rilassamento non è mai pericoloso, sì, è molto perché pericoloso comunque, perché sei in gara e quando mancano anche abbassa leggermente la soglia di attenzione, rischi di fare un lungo, rischi di insomma bisogna sempre stare molto concentrati fino all'ultimo giro perché sono sempre competizioni. Sì, anche perché parliamo di un vantaggio e dietro sono agguerriti. Di e i secondi passano rapidi. Parliamo di esatto. 4-5 secondi di vantaggio nei confronti di Marco, insomma, per cui non è che ci sia un abisso, in effetti. Esatto. Cioè, non si vede dall'inquadratura, non lo vediamo Vocaturi, però c'è, cioè se Vocaturi fa una cretinata perché sta lì a fare le pinnette, non è lontanissimo, quindi attenzione Pino, perché manca ancora meno di due giri, ma parliamo insomma pilota giovane, ma pilota assolutamente agguerrito. Sì, sì, bella guida, vediamo qua questa curva qui è splendida, si fa piena con la moto che c'avevo io, facevamo piena proprio tranquillamente. Direi che è appunto un circuito tecnico, ma con delle curve in alcuni casi molto molto veloci, intanto slow motion. Finalmente c'ho uno super slow motion, ringrazio te, quindi tutti. Ringraziamo la regia, quindi sì. Anche Francesco Greco. Moto prestata da BRT Prototipi, splendida, ciclistica 916, con motore due valvole piccolo, quello 796. Una moto spettacolare, bellissima, l'ho detto tutto qui, grazie a Dio se l'è portata Gianluca, perché ha detto fai sì che Guzzi succede qualche qualcosa. Problema. Oh, manco un giro ci ho fatto con Guzzi. Peccato, però lo vedremo, siamo sicuri che prima o poi ci la stiamo lavorando, purtroppo siamo anche un po' soci, sfortunati, però sì. Vediamo Vocaturex, ecco, sistemeranno al meglio, anche Vocaturex, lui targato BRT sulla sua Ducati della Aggressive. Beh, siamo tutti amici alla fine, quindi fa sempre piacere mettere, no? Avere, anche perché poi c'è, ripeto, lo dico sempre, BRT sta su quasi la metà delle moto che stanno nella BDP, anche perché c'è un rapporto di amicizia e di anche collaborazione, supporto, no? Grande passione se da parte di un consiglio tecnico, assolutamente. In qualche cosa da fare, ecco. Anche comunque anche la guida di Bassetto non è niente male, sì. Beh, diciamo pilota di esperienza. Tanto ancora Simone De Marco, invece qui passiamo dal lato giovani e anche lui molto però io dico molto sì, efficace, che si arrabbia cioè. Col Bassetto dice meno giovane dai. Meno giovane dai, diciamo allora, molto esperto e la sua panicale 959 la usa bene anche sì. De Marco sì, poi la splendida moto anche questa qua, mi hanno fatto un pacchetto Ducati con questa moto qua, che l'ultima produzione lo vogliamo ricordare, il V2. Vediamo tanto qua. Ecco Luca, sì. Ancora immagini bellissimo Luca, anche lui, sì. Bella con la carenatura bella della Aprilia, la carenatura della Aprilia, però sotto sì. È un Ducati, quindi ha fatto questa bellissima gran moto anche la sua e veramente emozionante rivederlo ancora. Sì, molto bella, sì. Emozionante rivederlo perché ripeto, personalmente mi riporta indietro ai tempi d'oro della Super Twin, di un trofeo che negli anni parliamo appunto oltre 40 partenti, ci torneremo, ci stiamo tornando. Ed ecco la l'ST3 Morettiana, l'ST3 Morettiana, bellissima anche, sì. Bellissima moto da corsa, e Piero forse si deve anche un po', forse deve cambiare un po' il suo stile di guida per ci questa cambia moto. Qualche cosa rispetto? Beh, non lo so, è una, sai, sicuramente non è SV, no, è un altro mezzo, c'ha un telaio artigianale, quindi va sfruttata sicuramente in un'altra maniera, va guidata in un'altra sistema, maniera. Sì. Ecco loro. I due che si sono forse più divertiti sì, della gara, Giovanni, ecco, e Bassetto, guarda. La gara estrema, ho visto che infilata, ammazza, ma lui infila che sempre, direi che questo è il punto un po' più gradito a Luca, sì, Bassetto infilata. Adesso però attenzione perché Pier Giovanni gira il gas
Però attenzione, perché non perde terreno, si sfrutta la potenza del suo mezzo, per Giovanni, però c'è da dire che non perde mai troppo terreno nella parte tecnica, e quindi poi dopo si permette di andare a riagguantare. Ormai è super sciallo con il suo 7. Margine davanti, guida più morbido. Noi siamo sull'ordine dei 6 secondi, quindi a questo punto è giusto, deve amministrare. Primo, siamo deve calmi, amministrare, finiamo la gara, guidiamo. Attenzione, vediamo un po', Gasparini, ancora poi lui, Luca. Davanti non c'è nessuno. Sì, diciamo, a questo punto ovviamente i duelli sono, sempre più bassi di intensità, a parte Pier Giovanni e Bassetto. C'è anche la stanchezza che viene dopo gli ultimi giri. Si fa un po' sgranato tutto il gruppo, il podio assoluto. Però guarda che direi che bella, è che molto bella, tranquillo. Che bella, che bella guida morbida, come pennellava lì il rampinetto, non è facile, cioè ripeto. Ah, vediamo qua, vediamo. Luca Bassetto adesso per Giovanni con il suo 11.90, ecco qua, infatti lo aspetta, lo aspetta, il rumore che fa, il sound, mazza però, i metri veri questi sono, però, guarda, adesso al di là della maggior potenza, però guarda, stacca e l'ha ripreso un po', lontano, l'ha ripreso, vediamo se qui la parte mantiene, attenzione perché qua, ha ripreso, guarda come si è riavvicinato ma non è sufficiente. Non è sufficiente, no. Ormai ci siamo, manca pochissime giro. Ultime curve per quasi. Giuseppe Vocaturi. L'ultimo giro, sì, tra poco inizia l'ultimo giro, ecco qua. Qui staccatona per lui. C'è un doppiato. Dovrebbe essere comunque normale l'amministrazione per lui, ha un bel vantaggio, sì, quindi nessuna fretta di passare. Che carino, mi è passato in monoruota. Adesso no, non so, pensavo che era qua, invece mi è passato dopo. Ha aspettato, non ti ha voluto buttare sulla linea del traguardo, ti ha lasciato ancora qualche carino, metro. Bello, lui 200 cavalli, io 80, eccola, guarda. No, non mi è passato in monoruota, che maledetto. Me l'aveva fatta mi pare in qualifica sta cosa qua. Ah, di passare. Un rettilineo, sì, in qualifica. Vediamo un po' loro. Ah, è ripassato Bassetto, o no? Giovanni Bassetto dalla grafica non è passato, però mi sembrava che fosse ripassato, lo sai? Ma comunque, qui mi pare giro. Che ogni curva appunto nel tratto tecnico, ma loro due sono rimasti molto passare. Attaccati, sì. Sono rimasti molto vicino e infatti si sono fatti 800 sorpassi. Questo perché chiaramente due livelli di guida differenti, anche se devo ammettere che Pier Giovanni ha lasciato tutti a bocca aperta, perché già da Varano lo scorso weekend, nella prima tappa, avevamo visto che c'era stato un suo steppettino. Uno steppettino assoluto. Che l'ha portato a crescere, secondo me, in termini di guida, anche di feeling con la moto. Ma guarda come si muove la moto di Eurex, hai visto? A questo credo che ci fosse un problema sul plexiglass più che la moto. Ancora? Perché, sì, aveva fatto tutto un lavoro, sai che Pino ama comunque ricamare sulle cose, per cui giustamente non tocca più la parte tecnica, però ha cominciato sulle carene. Sì, qui adesso, ha cominciato a sfrullinare le carene. Allora, io credo che sia dovuto a quello. L'ultimo giro, il monoruota che non ce lo fai? Pochino, bandiera a scacchi, quindi per Vocaturi che va a vincere sia la gara, sia il discorso della classifica assoluta, seconda piazza De Marco, ecco. Per Samuele De Marco, primo della Veloce, per quanto riguarda appunto... Secondo assoluto prima della luce, poi dovremmo avere Baiamonti invece nell'ambito della leggenda. Eccolo qua. Che passa in questo momento la Pirelli S660, seconda piazza per quel che riguarda la leggenda, per Piero Roma numero 31. E decisamente è andata meglio rispetto a Varano, dove aveva dominato per buona parte della gara Roma, poi era incappato in una scivolata, questa volta termina in seconda posizione e ha combattuto alla grande con in sella la sua Moretti ST3 nei confronti di Baiamonte, chiude quindi secondo di categoria e quarto assoluto. In quinta piazza è già transitato anche Luca Gasparini, che va così a completare il podio. No, eccolo, sta transitando adesso. Mi era parso di intravedere invece la sagoma del 42 in questo momento sulla linea del traguardo, quindi Luca Gasparini che va a completare il podio della leggenda, quindi grande ritorno per lui, non solo emozionale, anche di sostanza, perché insomma. E poi dovremmo avere la super mega iper bagarre. E qui fra i due, vediamo un po' chi passa fra Pier Giovanni e Bassetto. Giovanni. Spuntata Pier Giovanni di motore da rettilineo. Sì, ma gli ha dato anche qualche, diciamo, guarda, si è difeso. Si è difeso Luca, ma alla fine bravi,
Bravi. La potente per la guida di Edoardo Piergiovanni va appunto a prendere la sesta piazza assoluta e la seconda di categoria per quanto riguarda Bassetto, quindi podio anche per lui nella veloce, a completare il duello della coppia che scoppia, Francesco Greco e Massimiliano Botta. Francesco che l'ha spuntato su Massimiliano, Ezio Rosbach, ahinoi, ritiro per lui in gara, Alessandro Nostini ancora prima di partire. E quindi questo è il risultato per quanto riguarda questo secondo round di Cremona. Francesco, niente, per noi appuntamento Ci a vediamo a Varano. Varano per la terza tappa del 2021. E poi non dimentichiamoci appunto del grande appuntamento che ci sarà A il luglio. 17 e 18 luglio a Maggione, doppia gara in questa occasione, quindi mi raccomando, da non mancare assolutamente. Ciao a tutti. Grande esultanza per tutti i ragazzi della BDB. Vediamo se hanno qualcosa da dirci. Bellissima parte la mia partenza, però stavolta, ti ho fatto vedere come si guida il bicilindrico. Dai, sto scherzando, Max. È vero, è proprio Sì, una bellissima. Io riesco nelle partenze. Ero proprio dietro a Leo, a Luca. Ne ho passato due subito. Poi hanno un passo decisamente più veloce. Poi Greco mi ha passato. Ci sta prendendo, mi ha passato. Loro se ne sono andati via. Luca. Ma la partenza era andata bene, poi non ce l'ho fatta tenere il gruppo davanti che è andato via subito. Nel frattempo mi si è accodato lui e abbiamo fatto una bellissima battaglia fino a due giri dalla fine, dove ci siamo divertiti tutti e due, penso che si è divertito anche lui. Bella, veramente da rifare subito. Ottimo, Leo, stesse parole di Luca, divertito, partito un po' malino indietro, la mia corsa era su Luca perché grosso modo ci avevamo gli stessi tempi, però divertimento assoluto. Saluto, bella gara, divertente, bella. Bene, bene, fatemeli vedere ancora tutti insieme. Bello, bello. Eccoli Siamo solo qua. quarto, però siamo sempre di meno. Abbiamo fatto la gara solo noi quattro, Lo otto picchio, lo podi. picchio, lo Lui ha picchio. vinto 3, 4, 5 categorie, lui 8, tutti quanti, se non ci frega. Siete grandi, Ci siete grandi. interessa, chi c'è, chi non c'è, Coppa non c'è. del nonno per tutti, Iscrivetevi, bravo. iscrivetevi alla BDB, ci sono coppe per tutti. Quelle gelato E divertimento assicurato, anche l'ambiente. E se vede, come dicono. Grazie ragazzi, grazie, troviamo d'estate il Motoclub Ducale. Grazie. Grazie a tutti. voi. Ciao.